la verità e la vita, l'unica speranza per il mondo. Alleluia. Popolo di Fano, cercate la salvezza. Alleluia. Cercate la parola di Dio. Cercate il Signore. Mentre lo si può trovare, abbandoni l'empio la sua via. Abbandoni il peccatore la sua via malvagia. E cerchi la retta via. Chi ha orecchi da udire oda. Alleluia. 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 Il re dei re, l'unico che può dare la pace nei nostri cuori, l'unico che può dare la speranza, è Gesù. Alleluia. Non perdere la tua anima lontano dal Signore. Non perdere la tua vita lontano da Cristo. Non perdere la tua esistenza lontano da Gesù. Non perdere la tua vita nel buio di questo mondo. Avvicinatevi alla parola del Signore. Convertitevi, pentitevi dei vostri peccati, cari delle Marche. Il regno di Dio è vicino, alleluia. Il regno di Dio è vicino. Alleluia. Alleluia. Gesù Cristo disse: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato, perché ti vogliamo dire questa sera, l'incredulità, la ribellione ti porta alla perdizione. Ma Gesù Cristo, l'agnello di Dio, Gesù Cristo il Salvatore, Gesù Cristo il Nazareno, Gesù Cristo il Redentore, ti vuole prendere per mano, ti vuole guidare nella retta via, nella buona strada, affinché la tua anima sia salvata, la tua anima non si perda. Credi, alleluia. Lui è la via, la verità e la vita. Lui è il pane della vita disceso dal cielo. Lui è la luce del mondo, la speranza delle genti. Lui è l'unico che può guarire i malati. Lui è l'unico che salvò Maria Maddalena. Maria Maddalena era una grande peccatrice, si prostituiva, faceva tanti peccati. Maria Maddalena era una donna peccatrice, una donna persa, ma Gesù la guarì. Alleluia. Oh, alleluia. Gesù la salvò, Gesù la purificò, e Gesù lo può fare anche oggi con te, perché anche tu hai bisogno di Gesù. Anche tu hai bisogno della salvezza, anche tu hai bisogno del perdono dei peccati. Tutti abbiamo bisogno del perdono. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Cari di Fano, non siate dei peccatori ribelli, non perdiate la vostra vita nei cattivi desideri, nelle vie sbagliate di questo mondo, nei desideri della carne. Non ti perdere nel buio, avvicinati alla luce, avvicinati a Cristo. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi al Vangelo. Alleluia. Vogliamo cantare. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Benedetto il nome di Gesù.
Gloria al tuo nome, Padre. Oh, alleluia. Oh, alleluia. Grazie, Gesù. Alleluia. Abbi fede in Cristo. Egli è il principe della pace. Oh, alleluia. Pregate, pregate, fratelli e sorelle, nel nome di Gesù. Alleluia. Gesù Cristo dice nella sua parola, cari di Fano, non di solo pane vive l'uomo, non di solo pane vive l'uomo, ma per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio, che è il cibo spirituale per l'anima, è il pane della vita, è il pane quotidiano. La tua anima ha bisogno della parola del Signore. La parola del Signore ti può illuminare, può cambiare la tua mente. Sapete, nella mente degli esseri umani quanti pensieri brutti che ci sono, pensieri sporchi, pensieri peccaminosi, ma la parola di Dio illumina i nostri cuori. La parola di Dio illumina la nostra mente. La parola del Signore è vita. Alleluia. Non di solo pane vive l'uomo, ma per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amen, alleluia. Avvicinatevi a Cristo, avvicinatevi alla parola, avvicinati, leggila, cerca la verità e troverai la luce. La tua anima ha bisogno della luce. Ascoltate, popolo di Fano, e voi di passaggio. Gesù Cristo dice: noi siamo qui per predicare il messaggio di Gesù Cristo. Gesù Cristo dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Alleluia, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai illuminato, sarai salvato, avrai la vita eterna, perché noi siamo di passaggio in questo mondo, cari. Non perdere la tua anima, non perdere la tua vita, non perdere la tua esistenza nei peccati, nei vizi, nelle menzogne, nell'adulterio, nella cattiveria, nell'ipocrisia, nell'inganno. Non ti perdere lontano da Gesù, c'è la morte. Avvicinati a Cristo. Oh, egli ti vuole guarire, egli ti vuole salvare, egli ti vuole benedire. Alleluia, lui è la vita. Chi ha il figlio di Dio ha la vita. Chi ha il figlio di Dio ha la vita, ma chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Gesù vuole darti vita. Caro che ascolti, caro uomo, cara donna, anima vivente, tu sei un'anima vivente. Tu hai bisogno di Gesù, tu hai bisogno del perdono dei peccati, tu hai bisogno dello Spirito Santo. Alleluia, avvicinati, avvicinati a Cristo. Entrate per la porta stretta. Leggete il Vangelo, anche voi, leggete la parola del Signore e troverete la luce, troverete la grazia, troverete la pace. Amen, alleluia. Continuiamo a lodare il Signore. Alleluia. Amen, alleluia. 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 Amen. Gesù è la speranza per il mondo. Oh, alleluia. Oh, gloria al Signore. Alleluia. Amen, alleluia. Oh, gloria al Signore.
Amen. Grazie, Spirito Santo, tocca ogni cuore, Padre. Al di là delle apparenze, ci sono sempre dei cuori che ascoltano, gloria a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Alleluia! Abbiate fede nel Re dei Re. Non perdiate più tempo nelle cose inutili. Non perdiate più tempo nelle cose terrene, nei cattivi desideri, nei peccati. Avvicinatevi al Signore. Il Signore dice: chi ha sete venga a me e beva. Chi ha sete venga a me e beva, dice il Signore, e io gli darò l'acqua della vita. Alleluia. Amen, Gesù. Venite a me, voi che siete stanchi e aggravati, e io vi darò riposo, dice il Signore. Alleluia, alleluia. Oh, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, gloria, gloria allo Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Dio ti benedica. E ti chiami. Amen. Alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Carissimi di Fano, è una grande gioia e anche un sacro dovere. Un dovere dei veri cristiani condividere la parola del Signore, perché il nostro Signore Gesù Cristo dice: conoscerete la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità vi farà liberi. E Gesù parla di una libertà spirituale. Parla di una libertà spirituale. Gesù Cristo parla di una libertà nell'anima, di una libertà nel cuore, di una libertà dentro di noi, mediante la quale Gesù ci fa liberi dal peccato, ci fa liberi dal buio, perché nel cuore degli esseri umani c'è il buio. Carissimi di Fano che ascoltate, italiani, stranieri, russi, sudamericani, marocchini, donne che siete lì, persone che siete qua, albanesi, rumeni, dominicani, abbiamo bisogno di Cristo. Alleluia. Cristo è la salvezza per le nazioni. Ecco perché il Signore ci fa predicare in questo modo pubblico, come gli antichi apostoli predicavano nelle vie di Gerusalemme. I discepoli di Cristo portavano il messaggio di Dio, dell'amore di Dio, della fede nelle strade di Gerusalemme. E ancora oggi c'è bisogno di predicare l'amore di Dio, la misericordia di Dio, la salvezza, alleluia, il Vangelo, perché il mondo sta andando verso la perdizione. Avvicinatevi a Gesù nelle vostre case. Giovani, non peccate più contro il Signore. Donne, anziani, adulti, piccoli, bambini, non importa. Ricchi, poveri, bianchi o neri, non importa. Tu hai un'anima. Anche voi ragazzi avete un'anima? Sì. Avete bisogno di Gesù. Avete bisogno dell'amore di Dio. Avete bisogno della salvezza. No, ma lei è un padre. No, sono un figlio di Dio, un cristiano. Non sono un prete. Sono un predicatore del Vangelo. Alleluia. L'unico che ci può salvare, carissimi che siete qui, l'unico che ci salva è Gesù. Lui morì per noi alla croce, ricordatevelo, ve lo diciamo con amore. Vedete, siamo qui insieme al fratello a predicare, a testimoniare, a portare il messaggio di Dio. Alleluia. Gesù vi vuole perdonare. Non serve che andiate a un prete a perdonarvi, a chiedere perdono, a confessarvi. Non è il prete che ti perdona, perché anche il prete è un peccatore.
Anche i preti sono peccatori. Noi dobbiamo chiedere perdono a Gesù. Alleluia. Direttamente a Gesù, con un cuore umile, con un cuore sensibile, con un cuore pentito. Alleluia. Per trovare la benedizione, per trovare la speranza, un cambiamento nelle nostre vite. Oh, alleluia. Gloria, gloria all'Onnipotente. Oh, alleluia, 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 alleluia. Grazie, Spirito Santo di Dio. Oh, alleluia. Grazie, Spirito Santo. Oh, alleluia. Gloria al Signore. Signore benedica. Amen, alleluia. What is the Lamb? Dio benedica il fratello Wisdom. Amen, alleluia. Pregate, fratelli, che il Signore illumini i cuori. Amen, alleluia. Lord God Almighty, what is the Lamb? What is the Lamb? Our holy, holy, in you, Lord God Almighty. Amen, alleluia. Where is the Lamb? You are holy. Alleluia, il Signore è santo. E il Signore vuole che anche tu sia santo. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Alleluia. Cari, smettiamola di vivere nei peccati. Smettiamola di vivere nei vizi. Smettiamola di vivere nei cattivi desideri. Avviciniamoci a Gesù, perché Gesù ci fa diventare uomini santi. Alleluia. Oh, alleluia. Tu sei santo, santo e Signore, Dio grande. Degno è l'agnello, Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Alleluia. Santo è il Signore, Dio grande. Degno è l'agnello. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Continuate a pregare, cari fratelli. Ci sono tante anime che hanno bisogno della parola di Dio. E per la grazia del Signore siamo qui a predicare il Vangelo. Amen. Pregate che lo Spirito Santo illumini i cuori. Alleluia. E porti un risveglio nelle anime che dormono. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia.